Rassegna stampa di oggi 5 luglio 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Migranti, circolare di Salvini ai prefetti, stretta sulla concessione della protezione umanitaria, velocizzazione nell'esame delle istanze, strette sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. E questo è il contenuto della circolare che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull'asilo. Reddito di cittadinanza, Fico dice farlo o il Movimento 5 Stelle muore, annuncia delibera per eliminare la doppia indennità. Il progetto sul reddito di cittadinanza è una delle prime cose che vanno fatte e si deve lavorare affinché si realizzi. Uno dei motivi per cui hanno votato il Movimento 5 Stelle è che finora il Movimento 5 Stelle ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto. Dobbiamo realizzarlo il prima possibile o sarà la morte del Movimento 5 Stelle, ma non c'è dubbio che si farà. Presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto così nel dibattito sulle priorità del governo Lega Movimento 5 Stelle e ha rilanciato sul reddito di cittadinanza che secondo la terza carica dello Stato è tra le promesse fondamentali che sono state fatte agli elettori. Lega Bonafede dice rispettare sentenze, no scenari da Seconda Repubblica. PM Genova dice Salvini, simpatico, il guardasigilli che aumenta gli attacchi del Carroccio nei confronti della magistratura a 24 ore dal deposito delle motivazioni della Cassazione che ha chiesto il sequestro delle somme future che entrano nelle casse del partito. Il ministro dell'Interno dice andrò da Mattarella che deciderà se c'è in ballo la libertà di espressione o la democrazia. Procuratore del capoluogo Ligure invece dice gli auguro ogni bene, ma stiamo operando come avremmo fatto con qualsiasi partito. Vaccini, ministra Grillo dice la legge Lorenzin sarà modificata da Movimento 5 Stelle e Lega. L'Istituto Superiore di Sanità dice non compromettere salute di tutti. Basterà l'autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-2019. Lo ha confermato la titolare della salute insieme al collega all'istruzione Marco Bussetti. Annunciata anche la proroga della scadenza del 10 luglio. La nota dell'Istituto Superiore di Sanità è che è doveroso fare di tutto per garantire adeguate coperture vaccinali. Copyright, Parlamento dell'Unione Europea votò contro la riforma, il testo è rinviato a settembre, gli eurodeputati minacciati di morte, sospeso il testo per la riforma del diritto d'autore che oppone creatori di contenuti di tutto il mondo, dal cinema alla stampa alla musica, tra cui di recente Paul McCartney. Che sono favorevoli e giganti del web e attivisti della libertà su internet che sono contrari. Esultano Lega e Movimento 5 Stelle. Leader del gruppo SD, Udo Bullman, denuncia le minacce ricevute da numerosi deputati. Sembra strano, addirittura minacce. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, vi auguro un buon proseguimento con la programmazione.